Vous perdez la Trebisonda quand twist passa. La Rosetta tutta bionda insieme al suo papà. Stessa veste che d'unetta a vederla andà. L'era roba di mangiala insieme al papà. Ho una grande soddisfazione questa sera di essere qui al Piccolo di Milano. No, non è che non sia mai venuto, eccetera, però c'è stato qualche momento particolare. Io ricordo un po' di anni fa, quando c'era ancora il Lirico, che un giorno il direttore del Lirico, sotto gestione del Piccolo, mi telefona e mi dice bisogna il 27 di dicembre, bisogna assolutamente trovare il modo di fare uno spettacolo il 31 perché mi è saltata una compagnia. Telefonata da parte del Piccolo che mi dice no, dice guarda che è disdicevole, noi non possiamo uscire con i manifesti chi volta il Q a Milano, chi volta... Quei due puntini che stanno sulla U, falli diventare una parentesi, in modo che viene chi volta il Co a Milano, volta... io obbediente, tanto Q e Co la stessa cosa, dai, la gente lo capiva lo stesso, e chi volta il Co a Milano, volta il Co al Pan, facciamo lo spettacolo, grande successo, 1500 persone e mezza, vado in giro per cercare il cotichino e le lenticchie, la gente mi fermava, uè Brivio, spettacolo meraviglioso, primo tempo fantastico, però guarda che qui si scrive in scena. È chiaro che poi nascono le canzoni milanesi, io sono stato profondamente onorato quando, entrando in un'osteria, ho sentito cantare due canzoni e voleva dire essere eternati, perché le canzoni cantate all'osteria sono eternate, per quel Bissi e la fotogalvanica che lavorava alla fotogalvanica del Nanni, quindi eravamo in pari su questa solo che noi per quel Bissi l'abbiamo scritta, suonata e cantata quando avevamo 30 anni, sì. Perché prendevamo in giro quelli che ne avevano 80, adesso che abbiamo 80 noi. Infatti cioè, sono andato al suo concerto senza prenderci in giro. È vero, sono andato al suo concerto a Bucinasco e lui blocca e fa: "Oh, Brivio, adesso che cosa cantiamo che ne abbiamo 80 anche noi?" Però è la storia di un vecchietto che a 80 anni aveva il vizio di correre dietro le donne. Io sono molto affezionato alle storie dei vecchietti. Ve ne racconterei due, una corta, perché andiamo sempre a fare spettacoli io e la Raimondi nelle case di riposo, no? E lì si incontrano. Uno degli ultimi spettacoli è stato lì al Pio Albergo Trivulzio, Pio Hotel Trivulzio, io lo chiamo, è straordinario. Usciamo fuori e i due vecchietti che stavano, ecco il Brivio lì, il canti il canzonet del Danzi e il me fa piangere. Sì, quando c'era un giovane, te se ricorda quando c'era un giovane? Fevo un gare che pisavi se lontano. Che poi me l'hanno copiata male in italiano, ma che fa niente. Cioè, sì. Oi, se io ero in vena, col mio oggetto attraversavo la strada, e se ero in vena io entravo nel negozio di fronte. Dai che proviamo adesso, proviamo, dai, forse. Ma no, dai, te che 95 anni, mica in 98, se passa un'infermiera di qui ci tira sotto, dai, andiamo. Ci prende in giro per tutto, ma dai, chi se ne frega, si vive una volta sola, e va bene, mai convinto. Attenti, sbottonare. Estrarre, impugnare, fuoco. Dovete se arrivare sui scarpe. Te vinci. Ebbene, per quel Bissi, vai padrono. È questa l'odissea di Giovanni detto il Coppi. Per quel Bissi che ha avuto tant'anni il cade cure che dritto san. Veloce pedalava il suo triciclo verde rosso, se il suonava il campanel che pareva de Besbel. Guidava il suo triciclo da Sesto alla Bovisa, trasporto di rottami, di ferro, latta e ghisa. Ma un giorno che una bionda gli attraversò la strada, vuoi mi pianti che il triciclo me ne freghi che vadre. Per quel bici che ha buttantan e il gatto e cure che dritto san. Ma quando tornò indietro sul triciclo era sparito, per quel Bissi che ha buttantan che cade cure che dritto san. E sento che il triciclo in te per l'urba minga via, certamente un guai sbarba la scondiusse le grata. Un
giorno che giocava a bocce col Pierino, il rigolo tirava la boccia sul pallino, passò di lì una bionda vestita di organzino e che pienti una spucciata, me ne frega che vorrei, per quel bici che ha 80 anni e il gade cure che tra i tusan. La boccia andò a finire sulla faccia del Pierino, per quel bici che ha 80 anni e il gade cure che tra i tusan. Gli è andata neanche a mal, andavo a punti col Pierino, lui per grazia del Signor le sta poche San Vitur. Un giorno al quarto piano puliva una ringhiera, doveva verniciarla per quella stessa sera. Si vide passar sotto una bionda capinera, vuoi la gana qua in scurlera, me ne freghi che vedrei. Per quel bici che ha buttantan e gade curi che dritto san. Si sporse forse troppo e cade secco nella via, per quel bici che ha buttantan e gade curi che dritto san. Happy presenting one of the best blues in the world that I wrote and my friends explain in Italian language. I explain, yeah, I sing in American language. And you translate, yeah, in the, the title is Blues in Milan. I wrote this song when I've been in New York City many years ago at the Jazz Festival of Newport. Ah, sì, sì, il Festival di Porta Nuova. In the States, in the New Jersey, in the United States of America. New Jersey. Okay, I begin, okay? New Jersey, okay, okay. Sono pronto. One, two, three, quattro. Oh mamma, sono andato dal barbiere. Oh mamma, sono andato dal barbiere. Yes, sì. Ma era sabato. Ma era sabato. E era pieno di gente. Ed era pieno di gente. Oh mamma. Mi sono tornato indietro. Oh mamma, sono tornato indietro. Oh yeah. Oh mamma. Mi sono perché. Mamma più volte. Non so che cosa. Mi po' di minga. Settam giù al caffè. Non posso sedermi al caffè. Mi sposta la cadrega e me fa burla indre. Mi spostano la cadrega, la sedia e mi fanno cadere all'indietro. Oh yes, sì. Mamma. Mi sono perché. Non so perché. E mi piacerebbe anche sapere chi è quel pirla, balordo e delinquente. Mi piacerebbe sapere chi è quello sciocco, allocco e stupidotto. Che il mangratta la foto del Pelé. Che mi hanno rubato la foto del Pelé, noto cacciatore brasiliano che io tenevo principalmente nel portafoglio, ma lo tenevo lì dentro per non farlo scappare. È un'ora che sono qui. Oh mamma, è un'ora che sono qui. Davanti al mio barbier, che dentro prinisce. Guardo dentro nel negozio ma non c'è nessuno. Però mi vengono un dubbi a gialle lunedì. Però mi viene un dubbio a gialle lunedì. È la tragedia di tutti quelli che vanno dal Parigi lunedì. Milano è questo. Milano è grandiosa. Milano è straordinaria e Patruno era milanese pur essendo di Crotone. E adesso è andato a fare il romano, ma comunque è sempre milanese nel cuore. Lino Patruno! Non sapete... Roberto Brivio! Grazie. Io
Io vi ringrazio dell'entusiasmo, la serata deve andare avanti, però prima non posso dimenticarmi di ricondurre tutte le vostre persone e le vostre menti al pensiero della famiglia. Oggi la famiglia è una cosa grandiosa, oggi la famiglia è fantastica, oggi la famiglia va seguita in tutti i modi, in tutti i sensi. Carlo Rizzo, la famosa spalla di Macario, che mi insegnò l'operetta, con il quale feci un po' di anni d'operetta, io e la Raimondi, poi andammo in giro per circa 20 anni a fare questo genere straordinario, mi passò una cosa tanti anni fa che ha detto sarà senz'altro una cosa attuale in questi tempi. Forse non la conosci Lina questo, però voi seguite i passaggi. Io ho sposato una vedova. Mio padre, ancora giovane, ha sposato la figlia di questa vedova. Mia figlia, quindi. Mia figlia, sposando mio padre, è diventata mia madre e io devo chiamarla mamma. Ma mio padre, sposando mia figlia, è diventato mio figlio e mi deve chiamare papà. E fin qui sarebbe tutto normale. Poi loro hanno avuto un figlio. Questo figlio, essendo figlio di mio padre, è mio fratello. Però, essendo figlio di mia figlia, è mio nipote. Quindi io sono mio nonno. Grazie, signore. Roberto Brivio! Cari amici.